Tappetino di gomma, cuffie, occhialini da accappatoio, ragazzi di ogni ordine grado, amatoriali, agonisti, tutti in ginocchio davanti alla piscina comunale di Mestre. Una manifestazione, un segnale, un grido d'aiuto da parte di chi gestisce e frequenta gli impianti natatori del Veneziano. Un copione che in questi giorni si sta ripetendo un po' ovunque in Italia. Non si tratta, dicono, di sottovalutare il pericolo del contagio che non morde la presa, ma di predisporre misure idonee alla particolarità di questo tipo di strutture. Con il nuovo DCPM tutte le persone sono state escluse eccetto gli atleti di vertice. Questo non ci consente assolutamente di andare avanti. I costi continuano a maturare dentro gli impianti natatori e continuano ad essere attivi i nostri dipendenti. Non riusciamo più a starci dietro a costi e a questa nuova chiusura. Chiediamo aiuto, siamo totalmente in ginocchio. I nostri dipendenti devono ancora ricevere la cassa integrazione del precedente chiusura. Non abbiamo ricevuto nessun indennizzo se non qualche migliaio di euro, veramente ridicoli. Pensate al futuro di queste 150 persone che solo a Venezia si affidano a questa attività. Quindi è una questione di ristoro, perché condividete magari dei provvedimenti in un momento in cui il contagio cresce, sale, forse la prossima settimana ci ritroviamo tutti di nuovo in casa? I problemi sono entrambi. Il ristoro per noi è indispensabile, perché non possiamo gestire questi impianti senza un aiuto in più, anche perché sono impianti molto delicati. Non è come un negozio, posso chiudere la saracinesca, qui l'acqua va mantenuta allo stesso, l'aria va girata allo stesso per non rovinare l'impiantistica, e questo è uno. Secondo, sulle chiusure, certamente nel momento in cui l'epidemia consigliasse chiusure drastiche rispetteremo la legge, ma vorremmo anche capire le motivazioni. Nel nostro piccolo, seguendo delle particolari comportamenti all'interno della piscina, abbiamo visto che da giugno, dove abbiamo iniziato di nuovo le attività, non abbiamo avuto nessun problema. È ovvio che bisogna fare un sensibilizzare tanto le famiglie, sensibilizzare i ragazzi, e quindi sono attività che si possono fare anche in questo brutto periodo. Anche se i contagi aumentano e se si parla già di un blocco totale? Questo è un grosso problema. Diciamo che il blocco totale, noi al blocco totale ci sarà un po' da ripensare la nostra attività, però io credo che in questo momento, proprio nel Veneto, se si usano queste belle precauzioni che noi ormai da mesi abbiamo usato, credo che grossi problemi non ce ne siano.